Ciao, sono Enzo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova recensione, parliamo di questo obiettivo, il Fujinon 60mm 2.4, me l'hanno mandato da RCE Foto, vi lascio poi anche il link sotto in descrizione. L'unboxing già l'avevo fatto, ma adesso lo andiamo a vedere un po' più da vicino. Ma intanto l'intro, poi vi dico il resto. Nella scatola semplicemente trovate, devo dire, anche in questo caso è tenuto davvero molto bene, perché parliamo di un obiettivo usato, ma ora ve lo faccio vedere, è davvero ben tenuto. Nella confezione trovate al solito questa piccola custodia per l'obiettivo. Non la apro, non ve la faccio vedere perché è davvero immacolata, per cui la voglio restituire per come me l'hanno mandata. Ci sono un po' di foglietti qua, le istruzioni per l'obiettivo, non ho mai capito. Ti fa vedere come montare l'obiettivo, come montare i tappi, come svitarli. Beh, può essere utile, vabbè. Andiamo ad aprire il cofanetto. Guardate che figa sta cosa della Fujifilm, fa roba fighissima. Dunque qua c'è l'obiettivo. Come dicevo, è un obiettivo usato, ma è davvero in condizioni, secondo me, anche in questo caso, perfette. Per adesso lo mettiamo qua, andiamo a vedere cos'altro c'è. Qua c'è la bustina con la roba dentro. E inoltre poi qua abbiamo il paraluce. Che è in metallo, è fatto molto bene, alquanto voluminoso. Io un po' li odio i paraluci, infatti non li utilizzo mai. Lo so, andrebbero utilizzati vuoi per il flare, vuoi anche per un discorso proprio di protezione, però questo tipo di lenti a me fanno stare più tranquilli, perché la lente è davvero interna, cioè non è sporgente come, non so, ad esempio nel 50, nel 35 mm, in questo caso è davvero molto interna. Comunque, col paraluce messo, come vedete, col paraluce montato acquista delle dimensioni, praticamente diventa il doppio rispetto a quanto è l'obiettivo in sé, perché il paraluce è praticamente grande quanto l'obiettivo, se non addirittura più largo in questo caso. Comunque, io non lo amo tanto il paraluce, però vabbè, in realtà andrebbe utilizzato, ve lo ripeto, ve lo consiglio anche anzi di utilizzarlo, perché effettivamente ha un suo senso chiaramente. Ok, togliamo un po' di cose. Anche questa volta, per quanto riguarda i dati tecnici, la scheda ve la metto qua in uno di questi lati, così intanto ve la guardate, magari ci sono delle informazioni che vi possono interessare. Io vi dico intanto le mie impressioni per quanto riguarda proprio l'obiettivo. Tra un po' lo andiamo anche a provare, ma intanto vi dico proprio a livello estetico, di costruzione. Beh, già vi devo dire poco da dire, perché Fujinon serie XF, bella costruzione, solido al solito, una bella ghiera, è molto fluida. In questo caso, tra l'altro, è anche importante perché, essendo un macro, trovo che sia davvero indispensabile che abbia una ghiera di messa a fuoco fluida, perché molto spesso, secondo me, andrà utilizzata proprio con la messa a fuoco manuale. L'obiettivo è liscio, nel senso che non ha pulsanti, perché non è comunque un obiettivo stabilizzato, mentre trovo carino, in questo caso, troviamo di nuovo i numeri sulla ghiera dei diaframmi, li potete vedere qua, per cui da 2.4, che è la minima chiusura di messa del diaframma, fino a F22. Poi c'è anche la lettera A, per chi non conosce Fujinon, da qua si va a mettere direttamente in priorità di diaframma, per cui non c'è un comando dalla macchina, ma in questo caso lo si va a azionare direttamente mettendolo su A, che sta per automatico, per cui priorità di diaframma. Il diametro è abbastanza piccolo, infatti è di 39 mm. Vi dico subito, la cosa che mi è piaciuta poco di questo obiettivo è questo tappetto, che è una cosa minuscola. È davvero un po' fastidioso da gestire, a volte si mette male, una volta mi è scappato pure per aria, l'ho preso al volo, perché vabbè, non è che si rompa, non è fragile, per carità, però l'unica comodità di questo tappo piccolo è che può essere montato anche nel momento in cui andiamo a inserire il paraluce. Essendo un obiettivo 60 mm pensato per il sensore APS-C, considerate che diventa quindi un equivalente 90 mm. Infatti per questo ha effettivamente questo paraluce così profondo, perché più è lunga la focale, in genere più estesi devono essere i paraluce per evitare appunto luci parassiti, infiltrazioni di luce. Ora ve lo faccio vedere montato sulla XT1 e anche così con paragoni faccio vedere anche questo, è il 35 1.4, così per farvi capire anche quelle che sono le diverse dimensioni. Più o meno, diciamo, come diametro è lo stesso, infatti penso che anche questo, no, questo è 52 mm come diametro, però se parliamo proprio di larghezza del diametro proprio dell'obiettivo, bene o male siamo lì. È un po' più lungo, vabbè, ha una focale più lunga, è normale che sia così. Però devo dire, tuttavia, compatto, considerate che per essere un 60 mm, devo dire, delle dimensioni davvero molto contenute.
Ve la faccio vedere montato sulla XT1, non sulla XH1 perché stavolta la sto utilizzando per registrare. Come vedete si abbina alquanto bene, è molto compatto, per cui sulla serie della XT sicuramente non penso che avrete problemi di sbilanciamento, cose, anzi lo vado a provare anche con il paraluce inserito. Io non lo monterò mai. Per adesso direi poco da aggiungere, lo vado a provare un po' fuori, poi ci guardiamo un po' le fotografie al computer e vi dico così come si comporta, per cui ci vediamo tra poco. Ok, eccoci tornati qua in studio, ho provato per bene questo 60 mm macro della Fujinon nel 2.4. Tanto una parentesi, avevo letto qua e là, insomma, dell'autofocus, chiaramente non è un fulmine, non è molto veloce, questo è vero, però devo dire ho fatto sia fotografie realmente macro, nel senso più che altro dettagli in realtà, e come anche ho fatto dei ritratti, non ha risentito comunque di ritardi magari dovuti all'autofocus. Effettivamente quando lo si prova in camera sembra davvero lento perché c'ha anche questa estensione del tubo interno, però poi di fatto nella realtà, per cui nella pratica, vi ripeto, non ho sentito comunque dei freni dovuti all'autofocus. Comunque andiamo al PC, ci andiamo a vedere un po' di fotografie. Ok, adesso vi faccio vedere alcune fotografie che ho scattato in una sessione qui alla Vucciria. Vi dicevo che ho in mente di realizzare questo progetto, ho fatto diversi scatti, come vedete alcuni sia dei particolari come anche dei ritratti, tra poco vi faccio vedere. Comunque partiamo qui dall'inizio, questa è una foto fatta come vedete col 60 mm macro. In questo caso ero a 4.5 di diaframma, ISO 200, e penso che già qui la resa comunque già si possa vedere bene. Adesso magari ingrandisco di più l'immagine così la potete vedere più nell'insieme. Avrei in questo caso potuto magari abbassare un po' gli ISO, ma in realtà ero passavo da condizioni di luce molto forte a luce poi, sai, sotto questi teloni, insomma, che ci sono nei mercati, per cui lì magari non pensavo di poter andare a abbassare effettivamente di più il tempo di scatto, avrei potuto utilizzare degli ISO più bassi, insomma, semplicemente questo. Però anche 2000 ISO devo dire che mantiene, vabbè, questo è anche la XH1 che è una buona retta, gli alti ISO. Adesso quando si parla di retta ad alti ISO, sicuramente il sensore è quello che la fa da padrone, nel senso che chiaramente dipende molto dalla fotocamera, dal tipo di sensore che monta, però vi assicuro che anche l'obiettivo dà una resa anche più o meno buona rispetto a quella che è proprio la grana che andiamo a vedere. In questo caso devo dire mantiene davvero una buona grana, cioè comunque avendo un buon dettaglio, per cui anche l'obiettivo secondo me va a influenzare poi quella che è la retta ad alti ISO. Ok, provo a spostarmi un po' in altri particolari dell'immagine, direi che il dettaglio c'è tutto. Ok, vado qua sull'altro occhio di questi che sono dei calamari, penso. Questo è un altro particolare, qua mi sa che con gli ISO ero salito ancora di più perché addirittura qua mi sono ritrovato a 6400 ISO, nemmeno me ne sono accorto, però allo stesso tempo il dettaglio c'è, si mantiene molto bene, vediamo bene i riflessi. Direi che si comporta decisamente bene. Ok, andiamo avanti. Ok, vi faccio vedere qua altri particolari. Vediamo, avviciniamoci un po', siamo qui al 100%. Qua gli ISO erano intorno, mi pare, 1200-1250 ISO, sempre 60 mm. Chiudo per adesso la slide qua per farvi vedere meglio l'immagine. E anche qui come diaframma ero sempre a 4.5. Ovviamente quando si va a utilizzare un macro difficilmente si vanno a utilizzare delle aperture del diaframma molto ampie, in questo caso arriviamo a 2.4, però mi pare che ho fatto anche delle prove 2.4, poi magari lo vediamo per vedere anche il risultato a tutta apertura, però se ci avviciniamo molto al soggetto decisamente va chiuso il diaframma perché sennò abbiamo una profondità di campo davvero troppo ridotta. Ok, andiamo avanti, qua un altro particolare, anche qui ero decisamente alto con gli ISO, era al 6400, ma però qua il diaframma quant'era? 5.6. comunque devo dire si mantiene un ottimo dettaglio, chiaramente c'è del rumore digitale, però secondo me 6400 ISO si comporta davvero bene. Poi ripeto, errore mio perché avrei comunque potuto abbassare decisamente il tempo di scatto e magari andare a recuperare un paio di stop tranquillamente anche di alti ISO. Passiamo adesso a un ritratto che volevo farvi vedere, sempre scattato col 60 mm. In questo caso 5.6, gli ISO decisamente più bassi, in questo caso c'era molta più luce. E qua gli ISO erano 320, un 125esimo di secondo.
Avevo con me anche il 35 mm 1.4, che poi ho utilizzato per fare dei ritratti più ambientati, delle scene un po' più ampie, ma volevo anche testare questo 60 mm nella fotografia di ritratto e devo dire che secondo me se la cava egregiamente. Tenete presente che 60 mm su APS-C diventa poi un 90 mm, che diventa una focale interessante per andare a fare dei piani abbastanza stretti, insomma non ero tanto distante da questa signora quando ho scattato il ritratto. E direi che anche in questo caso se la cava decisamente bene, trovo che abbia un bel dettaglio, non nemmeno troppo eccessivo, è vero che io qua ho lavorato un po' con quell'immagine, non è proprio per come è scattata e ho fatto vabbè un po' di regolazioni, ma nulla di che in realtà. Anche per quanto riguarda il fattore, qui l'ho alzato a un massimo di 40. Trovo che si comporti bene ed eventualmente può anche essere un obiettivo che possiamo valutare anche per la fotografia di ritratto, ad esempio. Vi faccio vedere un altro ritratto, aspetta che chiudo qua. Trovo anche in questo caso che abbia una bella resa, se andiamo a guardare anche qua da vicino, beh, ha sicuramente un bel dettaglio. Adesso poi il fuoco magari, questo è sempre un problema che capita purtroppo nella fotografia di ritratto, anziché andare a mettere il fuoco esattamente sulla pupilla, spesso magari l'autofocus va a beccare invece proprio le sopracciglia, purtroppo capita. E come possiamo vedere in questo caso l'ho utilizzato alla massima apertura, quindi a f2.4, così vediamo anche come si comporta appunto la massima apertura dell'obiettivo, e direi che mantiene comunque un'ottima nitidezza. Trovo che sia davvero sfruttabilissima in questo caso anche a tutta apertura. Ricordiamoci, non è un obiettivo da ritratto, però ripeto, magari all'occorrenza sicuramente può anche essere pensato per quello. Ritratto come poi anche altri particolari, ad esempio per fotografie di matrimonio lo utilizzerei tanto per andare a fare appunto dei dettagli, magari non so, anche le fedi degli sposi, come anche dettagli proprio delle mani. E sicuramente il fatto che ci consente di avvicinarci, di avere questa minima distanza di messa a fuoco molto così, molto spinta, ci aiuta chiaramente ad andare a fare questo tipo di fotografie. Andiamo avanti. Anche qui un altro particolare, vedete come in questo caso ho scattato a f2.8, e vedete come diventa abbastanza inutile poi andare a utilizzare dei diaframmi troppo aperti in questo tipo di fotografie, perché veramente riusciamo ad avere poca profondità di campo, dipende dal risultato che vogliamo. Io in questo caso avrei preferito magari avere più profondità di campo, perché qua già da sotto l'occhio del pesce subito va a scomparire. E questo dipende dal fatto che, riuscendo a fare delle fotografie macro, per cui riusciamo a avvicinarci di più al soggetto, minore sarà la distanza tra la fotocamera e il soggetto, minore anche sarà la profondità di campo. Mentre in questo caso situazione diversa, perché abbiamo una superficie piana, per cui non c'è più il discorso della profondità di campo. In questo caso, vedete qua, andiamo a vedere anche il particolare, qua è praticamente tutto a fuoco, anche se ero prende anche qui a 2.8. In questo caso mi interessava anche per farvi vedere un po' il tipo di dettaglio, anche qui siamo al 100%. Provo a spostarmi addirittura qua magari al 200%, così per farvi capire anche il tipo di dettaglio che riusciamo a ottenere con quest'ottica. Ok, infine qua un dettaglio di una statua che ho ripreso anche in questo caso a 2.4, quindi alla massima apertura. Volevo farvi vedere anche in questo caso il dettaglio, qua siamo a ISO decisamente bassi, siamo a ISO 200 e anche qui lo zoom è al 200%, per cui direi che giusto per spaccare il pelo a questo obiettivo, perché secondo me già sono degli ingrandimenti davvero che, cioè, ha poco senso andare a guardare, a meno che non dobbiamo andare a fare delle stampe davvero enormi. Qui siamo al 100% dell'immagine e direi che anche a 2.4 la nitidezza è davvero buona. Ok, proviamo adesso a trarre qualche conclusione riguardo questo obiettivo. Io direi sicuramente la cosa che mi è piaciuta di questo obiettivo riguarda intanto la compattezza, la costruzione. Beh, mi ripeto un po' perché chi conosce i Fuji non già hanno sicuramente questo vantaggio a favore, secondo me hanno davvero una costruzione davvero ottima, dei bei materiali. Io li trovo molto interessanti anche dal punto di vista ergonomico, perché oltre ad avere delle ghiere molto fluide che funzionano molto bene, mi piace anche il fatto che ci sia l'anello qui dei diaframmi, sia posto così in maniera meccanica. Trovo che sia anche un punto a favore, perché dal mio punto di vista funziona molto bene. Poi direi sicuramente altro punto a favore, ha un'ottima resa anche a 2.4, quindi la massima apertura del diaframma, e trovo che sia assolutamente sfruttabile anche per la fotografia di ritratto. Questo per me è decisamente un punto a favore, perché io, che non sono un fotografo dedicato alla fotografia macro, per cui non so, di insetti, di piccoli oggetti,
troverei davvero molto utile questo tipo di obiettivo, appunto anche da utilizzare per ritratti, come dicevo, anche particolari e situazioni del genere. Diversamente poi ci sono degli obiettivi macro che secondo me già nascono con una definizione talmente alta che secondo me sono poco portati, ad esempio per la fotografia di ritratto. Mi viene in mente ad esempio il 105 macro della Nikon. Secondo me i ritratti vengono davvero troppo duri, troppo dettagliati, cioè è un obiettivo secondo me troppo aggressivo per questo genere di fotografia, mentre questo 60 mm secondo me già è un po' una via di mezzo. Passando invece alle cose che mi sono piaciute meno di questo obiettivo, intanto ve l'avevo detto all'inizio, c'è questo tappo che è davvero minuscolo, è davvero facile da perdere, piccolo quasi quanto una moneta. Secondo me potevano studiarselo un po' meglio. Il paraluce poi praticamente raddoppia le dimensioni dell'obiettivo, però ripeto, essendo un macro con questo tipo di lunghezza focale, comunque necessitava di un paraluce di queste dimensioni, per cui non posso dire che questo sia un difetto. Mi accennavo poi al discorso dell'autofocus, che non è sicuramente velocissimo, però io vi ripeto, per questo genere di fotografie non ho avuto problemi. E allo stesso tempo, quando si parla di obiettivi macro, non ci si può aspettare comunque un autofocus fulmineo, perché hanno tutt'altre caratteristiche. Ma detto questo, si arriva probabilmente al tasto più dolente di questo obiettivo, perché di fatto non è un obiettivo macro. Infatti non ha un rapporto di 1 a 1 come effettivamente dovrebbe essere un macro, ma ha soltanto un rapporto di 1 a 2. Questo vuol dire che se io nella realtà ho un oggetto di 10 mm, dal momento in cui lo vado a fotografare, quindi un rapporto a 1 a 1, dovrei ottenere un'immagine di 10 mm interna al sensore della fotocamera. Spero di essermi spiegato, perché questo è uno di quei concetti magari banali, però poi difficili da spiegare in maniera così semplice. Mentre questo obiettivo ha soltanto un rapporto di 1 a 2, che sicuramente non è poco, ci consente di fare delle fotografie molto ravvicinate, riusciamo anche a ottenere degli ingrandimenti, ci sono nel web tante fotografie con questo obiettivo anche di piccoli insetti, le trovate, io non è un genere di fotografie che sono in grado di fare, non mi ci sono mai messo sinceramente, per cui non vi ho potuto portare di questi esempi, ma sul web ne trovate davvero tanti. Arrivando adesso alle conclusioni, direi che sicuramente è un ottimo obiettivo che ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sicuramente può essere utilizzato per fare macro fotografie, però lo vedo più che altro come un obiettivo un po' ibrido, nel senso che ci consente di fare sì delle macro fotografie come anche dei dettagli magari molto ravvicinati. Allo stesso tempo lo trovo buono per andare a fare dei ritratti, come abbiamo visto, secondo me è una buona lente anche da ritratto, per cui lo consiglierei sicuramente a chi è interessato alla macro fotografia, ma non solo, ma non penso si possa definire al 100% appunto un obiettivo macro. Se vi interessa quel genere specifico di fotografia, aspetterei altro. Ultima cosa, allo stesso tempo comunque non lo consiglierei invece a chi vuole fare soltanto fotografie di ritratto, perché penso che ci siano delle lenti in questo caso decisamente migliori. In questo caso arriviamo a un'apertura di 2.4, che non è sicuramente poco, però siccome siamo vicini alla focale ad esempio del 56 mm 1.2, se vi interessa la fotografia di ritratto, sicuramente quello è il must nel campo Fuji, per cui fatevi anche questo tipo di ragionamento. Quello costa decisamente di più, però anche la qualità chiaramente diversa. Ok, direi che anche per oggi è tutto, come al solito fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, per il resto like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!